Lega Frusso! Ecco là! Vedi l'aiuto a salire sul palco. Marica, non so proprio che cosa dire. Signori, più che un applauso, un'ovazione a ciò che la natura ci ha regalato. Ecco, Paolo, stai qua, mi sono dimenticato il latte. Marica, grazie per essere. Sì, va. Alzale un pochino il microfono. Dov'è Massimo? Sta arrivando. Allora, senti, parlaci un pochino di te. Sei qua, sei arrivata in questi giorni. Oggi so che hai fatto un servizio fotografico qui. Insomma, stai facendo un sacco di cose. Tra l'altro, ci dovrebbero essere anche delle foto di ultimi scatti. Calendario, no? Esatto. Sì, vabbè, io mi occupo di calcio. Per cui, insomma, se penso di essere. Metto che. Esatto. Attenzione, diceva. Diceva, no, perché voglio dire, insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare, come si suol dire. No, però ti occupi di calcio, che è una cosa importante. Io sono un'opinionista calcistica, e lavoro in diverse trasmissioni. Chi non si ricorda 7 gold con Elio Corno e Tiziano Crudeli. Adesso lavoro in un team molto importante a Napoli, con il fratello di Maradona, con Bruce Colotti, con Emiliano Mondonico. Una tifosissima, tifosissima del Napoli. Del Napoli! Dove sono i napoletani? Napoletani! Sono tipo del Napoli. Esatto, ma tu tra l'altro Massimo sei cresciuto, nato ad Ascoli Piceno, ma cresciuto... di origine di Napoli, nato ad Ascoli, poi vissuto a Milano, esatto. A Foggia, a Bari, a Padova, a Firenze, a Roma, poi a Genova, con il teatro. No, è vero, domani sera capirete anche il perché. Esatto. Poi un'altra cosa carina, che collaboro anche a Milano, quindi porto la bandiera azzurra anche a Milano, all'interno della trasmissione di Fulvio Collovati, il campionato dei campioni su Odeon TV. Quindi mi potete vedere il martedì e il giovedì sempre a parlare di calcio, sempre a tirare su, diciamo, quello che è la mia passione e il mio amore per la mia squadra. Senti, ma tu sei milanese in realtà, giusto? Sì, sono milanese, ma adottata da Napoli da 4 anni. Ma più che adottata, nel senso che mi raccontavi oggi che ti hanno fatto un omaggio fantastico. Sì, il maestro Ferrigno, quindi San Gregorio Armeno, mi ha dedicato una statuina da mettere all'interno del presepe che mi rappresenta proprio per il percorso lavorativo importante che ho svolto, quindi da principiante. Cioè, statuina. Esatto, ma una milanese, pensa, per una milanese prendere una statua ed essere nel presepe di Napoli, insomma, una cosa di milanese. Onoratissima. Esatto, i napoletani sono molto campanilisti in qualche maniera, no? Poi comunque, insomma, sono una che guerriglia abbastanza all'interno delle trasmissioni, che comunque si fa valere, quindi penso che arrivi l'amore per la mia squadra anche tra la popolazione partenopea, e questo è importante. E direi che l'amore arriva proprio. Arriva bene. Esatto, è vero, Giustin? Sì. Mi sta arrivando tanto di quell'amore che...